Area 51 Crescita Personale Podcast. Le idee, gli autori e gli strumenti che ti guidano nel tuo percorso di evoluzione. Ciao, sono Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing e ho il piacere di farti un regalo speciale. Solo per te che stai ascoltando questo podcast pubblicato dalla nostra casa editrice. Il regalo è il programma audio inedito e integrale di crescita personale Prometti a te stesso. Per te è completamente gratuito. Ecco come fare. Vai su http://bit.ly/prometti. Ripeto, http://bit.ly/prometti. Aggiungi il prodotto al carrello e inserisci nell'apposito spazio per i buoni sconto il seguente codice: podcast. Ripeto, nell'apposito spazio per i buoni sconto inserisci il codice podcast. Così scaricherai l'intero programma audio completamente gratis. Sono certo che l'ascolto di questo meraviglioso programma audio ti accompagnerà e ti guiderà nella tua migliore crescita personale. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Le voci dei grandi. Dai maestri di crescita personale, parole che ti mettono le ali alla mente. La mano invisibile. Ho diritto ad alcun merito per i risultati che ho raggiunto nella mia vita, alcuni dei quali sembrerebbero assegnarmelo un merito. Ho diritto ad alcun merito per il successo che ho avuto a coronamento dei miei sforzi? In tutta sincerità, mi sento di rispondere di no. Non sono stato altro che uno strumento nelle mani di un potere superiore e ho svolto lo stesso ruolo di un violino che suona nelle mani di un maestro. Se ho azzeccato una melodia armoniosa nella canzone che sto cercando di cantare, è stato perché mi sono lasciato andare all'influenza della mano invisibile. Quello che sto cercando di dire è che non mi arrogo alcun merito per qualsiasi cosa di natura lodevole io abbia fatto o possa fare. Se avessi seguito quella che sembrava essere la mia tendenza naturale o le mie inclinazioni, sarei precipitato nella sconfitta definitiva in uno dei punti di svolta nella mia vita, ma sempre c'è stata una forza, una guida, che sempre è venuta in mio soccorso e sempre mi ha salvato dalla sconfitta. Faccio queste confessioni in uno spirito di franchezza e con il sincero desiderio di aiutare gli altri e beneficiarli dalle mie esperienze. Mi sentirei un frodatore della peggior specie se mi arrogassi il merito, sia per dirette affermazioni, sia per allusioni, di quegli impulsi più elevati che in realtà hanno abbattuto le mie tendenze naturali con il fine di ottenerne un vanto personale. Se avessi seguito le mie inclinazioni, tendenze, pensieri e giudizi, sarei precipitato nella sconfitta in uno o in ognuno dei punti di svolta della mia vita. È una conclusione che sono costretto a trarre alla luce di un'interpretazione ragionevole del significato delle lezioni che la vita mi ha impartito. Napoleon Hill. Imparare dal fallimento. Vorrei riassumere le lezioni più importanti che ho appreso nella mia ricerca. La prima lezione, la più importante di tutte, è che ho trovato Dio in una manifestazione molto concreta, inconfondibile e soddisfacente, il che è una scoperta che mi ripaga di tutto.
anche se non avessi trovato nient'altro. Per tutta la mia vita, la mia mente era rimasta un po' turbata dalla riflessione sulla natura esatta di quella mano invisibile che dirige gli affari dell'universo. Ma la mia esperienza mi ha portato, alla fine, a una conclusione che mi soddisfa. Che la mia conclusione sia giusta o sbagliata non è di grande importanza. La cosa principale è che mi soddisfi. Le altre lezioni principali che ho imparato sono le seguenti. Ho imparato che coloro che consideriamo nostri nemici sono in realtà nostri amici. Non tornerei mai indietro per annullare una sola di quelle esperienze che ho incontrato, perché ognuna di esse mi ha portato la prova positiva dell'esistenza della legge di compensazione, attraverso la quale ritiriamo i nostri premi per la nostra virtù e paghiamo le sanzioni per la nostra ignoranza. Ho imparato che il tempo è l'amico di tutti coloro che basano i loro pensieri e le loro azioni sulla verità e sulla giustizia. Ed è il nemico mortale di tutti coloro che non riescono a farlo, anche se la sanzione o la ricompensa spesso sono più lente ad arrivare di quanto ci si possa aspettare. Ho imparato che l'unica pentola d'oro per cui valga la pena lottare è quella che viene dalla soddisfazione di sapere che i propri sforzi stanno portando felicità agli altri. Uno per uno, tutti coloro che sono stati ingiusti con me e che mi hanno tentato di distruggere sono stati abbattuti dal fallimento. Ho potuto vedere ognuno di loro ridotto al fallimento ben oltre quello che avevano in programma per me. Infine, ho imparato ad ascoltare il suono della campana che mi guida quando vengo assalito dal dubbio e dall'esitazione. Ho imparato a toccare una fonte finora sconosciuta, da cui ricevo suggerimenti quando voglio sapere da che parte girarmi e che cosa fare. Questi suggerimenti non mi hanno mai condotto nella direzione sbagliata e sono certo che non lo faranno mai. Anche ora, in fondo al mio cuore, sento il misterioso squillo di campana e a esso segue ancora una volta il più grande messaggio che mai abbia raggiunto la mia coscienza. Si trova Dio nelle ombre di ogni fallimento. Napoleon Hill.